Sul confine tra Togo e Benin vive la popolazione dei Batamariba, identificati in Togo come i Tamberm, mentre nel Benin col nome di Somba. Le due etnie, in origine facenti parte della medesima popolazione, si differiscono soltanto per le leggere ed eleganti scarificazioni del viso tipiche dei Somba. Batamariba significa quelli che sanno costruire. Le caratteristiche case e fortezze, edificate in paglia e fango, hanno permesso ai Batamariba non solo di resistere agli assalti delle popolazioni limitrofe, ma in particolare alle incursioni degli schiavisti, mantenendo inalterata nel tempo la loro cultura. In Benin, queste costruzioni prendono il nome di Tata Somba e sono autentici capolavori architettonici, dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Per l'assenza di finestre, l'ambiente al piano terra è buio e angusto. Una ripida scala conduce al piano superiore, costituito da un'ampia terrazza in cui gli abitanti della casa trascorrono la maggior parte del loro tempo. Lungo il perimetro si trovano le stanze. Per entrare bisogna far passare prima i piedi e poi il resto del corpo, l'inverso per uscire. È un movimento certamente imposto dalla stretta apertura, ma anche da una forma di superstizione. Attorno alle case e fortezze, coni di terra alti fino ad un metro fungono da altari per propiziarsi la benevolenza degli spiriti. Sulle pareti esterne sono appesi ossa e teschi di animali che fungono da amuleti e feticci. I Batamariba sono contadini e le loro case sono spesso distanti tra loro per la presenza dei campi da coltivare. Uno fra i più importanti gruppi etnici del Ghana è quello degli Ashanti. Essi considerano la morte come un frutto giunto a maturità conseguente ad una buona vita. Il funerale non viene celebrato il giorno della sepoltura, ma anche dopo anni dalla morte. Chiunque può partecipare alla cerimonia per celebrare la memoria del defunto, ma solo osservando i rigidi cerimoniali. Ci si presenta, si riceve il benvenuto da un parente del defunto e seguendolo si omaggia tutti coloro che ci hanno preceduto e si sono già accomodati. Il clima è festoso. Gruppi di danzatori si esibiscono a ritmo di musiche e canti tradizionali e al contempo vengono urlati proclami con i nomi dei donatori e l'ammontare dell'offerta, offrendo una sensazione di piacevole cacofonia. Partecipano ai funerali anche i capi villaggio, accompagnati dai tipici segni di regalità Ashanti. Gioielli in oro e argento che cingono il capo e le braccia, ed uno stuolo di cortigiani. I partecipanti, vestiti in rosso e nero, danno l'impressione di una grande eleganza e dignità, segni distintivi del popolo Ashanti.
Il nostro viaggio termina lungo la costa. Quasi in contrasto con le sofferenze subite dai loro antenati, centinaia di persone passeggiano lungo le spiagge, luoghi dai quali, fino alla metà del XIX secolo, partirono milioni di schiavi. Ma oggi è un giorno di festa. La porta del non ritorno è retta a perenne ricordo delle sofferenze perpetuate da negrieri e colonialisti. Oggi mostra la parte migliore di questo angolo d'Africa. L'Africa degli spiriti, che ci proteggono e ci augurano buon viaggio.